discorso interrotto in precedenza, stavamo parlando dell'analisi delle accelerazioni, abbiamo appena tracciato il diagramma polare delle accelerazioni, quale soluzione di questa equazione vettoriale, e da qui abbiamo determinato l'accelerazione istantanea di B e l'accelerazione angolare. Allora, l'accelerazione angolare, stavamo dicendo, la possiamo ricavare da questa componente, come vedete, come risultato del diagramma polare è diretta verso sinistra, e quindi anche in questo caso abbiamo che l'accelerazione angolare è concorde con la velocità angolare. Ok? Quindi sta non soltanto ruotando con una certa velocità angolare, ma abbiamo anche un'accelerazione, quindi vuol dire che la omega sta crescendo. Bene, allora a questo punto noi siamo interessati a determinare l'accelerazione di un generico altro punto, per esempio il punto C. Questo è il nostro problema in questo momento. Quindi vado a riscrivere il teorema di Rivals per il punto C, quindi l'accelerazione di C sarà uguale all'accelerazione di A più l'accelerazione di C rispetto ad A. Come detto prima, in questo caso particolare l'accelerazione di A è uguale a 0, e questa può essere esplicitata come meno omega 4 AC più alfa vettor AC. Bene, ora dobbiamo vedere come poter risolvere questa equazione vettoriale. Questa è l'incognita del problema. Va bene? Allora noi conosciamo alfa, perché l'abbiamo ricavata precedentemente, conosciamo omega, perché l'abbiamo ricavata dall'analisi delle velocità, e dobbiamo risalire all'accelerazione di C. Bene, in questo caso, contrariamente al caso precedente dove abbiamo determinato l'accelerazione di B, in questo caso noi abbiamo la direzione. Ma per quanto riguarda l'accelerazione totale di C, la direzione non la conosciamo. Perché? Perché in generale abbiamo due componenti, una componente normale e una componente tangenziale. Va bene? Che possono comporsi in vario modo e quindi darmi una direzione che è quella che è, non nota a priori. E allora mi conviene andare a decomporre questa accelerazione in una componente normale, che posso sempre e comunque ricavare come la velocità, una componente normale, ed una componente tangenziale. Ok? Ed una componente tangenziale. Allora, per quanto riguarda la componente tangenziale, noi conosciamo la direzione. Perché? Perché la direzione è data dalla direzione della velocità di C. Quindi di questa noi conosciamo la direzione. Non riusciamo a risolvere completamente il problema e quindi andiamo a scrivere un'altra equazione, sempre per l'accelerazione di C. Per l'accelerazione di C, che sarà uguale all'accelerazione di C, attenzione, è uguale all'accelerazione di B più l'accelerazione di C rispetto a B. Ok? L'accelerazione di B è nota, ma non è uguale a 0. Abbiamo l'accelerazione di C rispetto a B, quindi l'accelerazione di B meno omega quadro
di C più alfa vettore di C. Va bene? Quindi dobbiamo andare a tener conto di queste due equazioni. Allora, come dicevo, l'accelerazione di B è completamente nota perché l'abbiamo ricavata in precedenza, la velocità angolare è nota, l'accelerazione angolare è nota, quindi questi due vettori sono completamente noti. Ancora una volta, l'accelerazione di C può essere decomposta in due componenti, una normale e una tangenziale. Quella tangenziale conosco la direzione, di quella normale naturalmente conosco la direzione in quanto è perpendicolare a questa. Va bene? Perpendicolare a questa e quindi passa per P0, quindi questa è anche la direzione dell'accelerazione normale di C. Benissimo. Allora, ritorniamo al nostro diagramma polare. Andiamo qui a calcolare l'accelerazione normale di C rispetto ad A, che è uguale ad omega quadro a C. Va bene? Posso rappresentare questo vettore accelerazione normale di C rispetto ad A in questo modo. Va bene? Posso ricavare anche quest'altro vettore accelerazione, quindi l'accelerazione tangenziale di C rispetto ad A che è uguale ad alfa a C. Alfa abbiamo visto essere antioraria e quindi di conseguenza questa componente tangenziale dell'accelerazione di C rispetto ad A è questa, va bene? Allora, questa è ANCA e questa è ADCA. Ok? Perché alfa gira in senso antiorario, componente normale, componente tangenziale. Quindi sono completamente note entrambe queste. Passiamo alla seconda equazione. L'accelerazione di B è completamente nota, l'abbiamo ricavata, già la conosciamo, e qui abbiamo l'accelerazione normale di C rispetto a B è uguale ad omega quadro modulo per BC. Analogamente l'accelerazione tangenziale CB è uguale ad alfa BC. Va bene? Quindi le posso calcolare entrambe così come fatto prima con riferimento ad A, perché conosco sia la omega che la alfa. Quindi sto riferendo l'accelerazione relativa di C rispetto ad A ed ora di C rispetto a B. Va bene? Quindi ho quest'altra componente, che è la componente normale di C rispetto a B, ed ho poi una componente tangenziale, tenendo conto di alfa, C rispetto a B con questo alfa antiorario. Ho quest'altra componente, va bene? Quindi questa è l'accelerazione tangenziale di C rispetto a B, mentre quest'altra è l'accelerazione normale di C rispetto a B.
Quindi queste sono entrambe note. Ok? Mentre rimangono incognite queste due che insieme ci consentono di calcolare l'accelerazione di C, incognite ma delle quali conosco le direzioni. Ok? Allora ci conviene fare rifare un poligono un po' più grande, quindi supponiamo che questa sia la accelerazione di P, bene, questo è il nostro polo, l'accelerazione di A è uguale a 0, sarebbe di questi due punti di riferimento, quindi B ed A, una delle due A è uguale a 0, e andiamo a rappresentare questi altri vettori. Quindi l'accelerazione di A è uguale a 0, ho la somma di questi due termini. Andiamo a vedere, la componente normale è questa, provo a rappresentarla qui, questa è la accelerazione normale di C rispetto ad A, cioè questa qui. Va bene? Ok. Perché parto direttamente dal polo? Perché l'accelerazione di A è uguale a 0. Non sarà la stessa cosa quando faccio riferimento alla seconda equazione, dove parto dalla conoscenza di AB che è diversa da 0. Va bene? Ok, quindi questo è il vettore accelerazione normale di C rispetto ad A. Vado a sommare a questo la componente tangenziale di C rispetto ad A, che è questa, va bene? Ok, che è perpendicolare al vettore appena rappresentato, in quanto è la componente, rappresenta la componente tangenziale, perpendicolare, e di cui conosco anche il modulo che ho appena calcolato, perché alfa lo conosco e a c lo conosco, va bene? Quindi non solo la direzione ma anche il modulo, ma anche il verso, che è naturalmente associato ad un verso antiorario di alfa. Quindi possiamo dire per esempio che questo qui è il angolo è 90 gradi, e questo è il vettore accelerazione tangenziale di C rispetto ad A. Ok? Benissimo. Se ora passiamo alla seconda equazione, abbiamo l'accelerazione di B che è già rappresentata, e quindi sono arrivato a questo punto. Qui devo andare a sommare questo termine, che è l'accelerazione normale di C rispetto a B, conosco completamente in direzione verso il modulo, sarebbe questa componente normale di C rispetto a B, ok? Direzione verso il modulo, e provo a rappresentare qui parallelamente per quello che è possibile. Quindi diciamo che abbiamo questo vettore, va bene? Questa è l'accelerazione normale di C rispetto a B. Qui devo andare a sommare, devo andare a sommare la componente tangenziale, ok? È un po' più lungo, devo andare a sommare la componente tangenziale che ha direzione perpendicolare a questa, in maniera analoga a quanto fatto prima, ma quella è la direzione inverso per un alfa antiorario di C rispetto a B, antiorario è data qui
da questo vettore, accelerazione tangenziale di C rispetto a B, quindi va verso l'alto. Va bene? Quindi diciamo che arriviamo qui. Questa è l'accelerazione tangenziale di C rispetto a B. Quindi per la prima equazione vettoriale sono arrivato a questo punto, per la seconda equazione vettoriale sono arrivato a questo punto, quindi ho rappresentato entrambi i secondi membri di queste due equazioni. Al primo membro c'è l'incognita, cioè l'accelerazione di C, che a sua volta, come detto e ribadisco, può essere decomposta nella componente normale e nella componente tangenziale. Le direzioni le conosco perché conosco la velocità in senso vettoriale, quindi la direzione della componente tangenziale è quella della velocità, quella normale è la rispettiva perpendicolare. Quindi a questo punto riparto dal polo, va bene, perché sono al primo membro delle due equazioni vettoriali dove c'è la stessa incognita e vado a rappresentare appunto queste direzioni che devono essere tali da chiudere il poligono. Va bene? Ok. Allora, una direzione è questa e l'altra direzione è questa qui, che è perpendicolare. Va bene? E allora, queste devono essere entrambe soddisfatte, la direzione questa, parallelamente questa, e poi abbiamo la direzione perpendicolare. Ed il poligono si deve chiudere. Naturalmente qui dobbiamo effettuare una correzione perché naturalmente le due equazioni devono condurre allo stesso risultato perché al primo membro ho sempre l'accelerazione di C, quindi in realtà queste due si chiudono in questo modo, quindi rimane tutto valido, ma anche la seconda equazione mi deve dare lo stesso risultato. Questa è l'accelerazione di C rispetto a B tangenziale, questa è C rispetto a B normale, quindi abbiamo questa che è la componente normale dell'accelerazione di C e questa che è la componente tangenziale dell'accelerazione di C. Come vedete il discorso è un po' più complicato. Le due soluzioni devono naturalmente coincidere poiché al primo membro ho la stessa incognita. Va bene? Il diagramma reale potrebbe essere leggermente diverso, naturalmente la lunghezza dei vettori dovrebbe essere in scala e quindi naturalmente cambiando la lunghezza la forma del diagramma potrebbe essere leggermente diversa, ma la soluzione è questa. Va bene? Quindi noi conosciamo completamente il secondo membro di entrambe le equazioni
destro e al primo membro abbiamo l'incognita. Siccome l'incognita è la stessa, tutte e due le soluzioni, quindi l'accelerazione di A è uguale a 0, più quella normale di C rispetto ad A, più quella tangenziale di C rispetto ad A, deve essere uguale a quella normale di C più quella tangenziale di C. Sull'altra equazione, l'accelerazione di B più l'accelerazione normale di C rispetto a B più quella tangenziale di C rispetto a B deve essere ancora uguale a quella normale di C più quella tangenziale di C. Se volessi ricavare il vettore accelerazione totale di C, dovrei congiungere questa con C e quindi ottenere complessivamente l'accelerazione di C in senso vettoriale. Quindi con l'ausilio di queste due equazioni noi siamo in grado di effettuare l'analisi cinematica e ricavare la velocità e l'accelerazione di un qualsiasi punto del corpo rigido. Va bene? Ok, a questo punto facciamo un passo in avanti, poiché come preannunciato noi siamo maggiormente interessati ai meccanismi, cioè ai sistemi di corpi rigidi, poiché i meccanismi consentono la trasmissione e trasformazione del moto. Bene, ma noi abbiamo a che fare con un sistema di corpi rigidi, quindi vuol dire che abbiamo più corpi rigidi che sono mutuamente vincolati tra loro. In che modo? Mediante dei vincoli particolari che lasciano come moto relativo una pura rotazione, una pura traslazione o un moto elicoidale, se consideriamo la soluzione generale, per esempio nello spazio. Bene, a questo proposito mi rifaccio ad una schematizzazione fondamentale che fu proposta da Franz Reloux, un professore tedesco, che introdusse il concetto di coppia cinematica, catena cinematica e meccanismo. Bene, la coppia cinematica rappresenta in qualche modo l'elemento o la cellula elementare di un meccanismo o di una macchina, perché una qualsiasi macchina può essere decomposta in una combinazione di coppie cinematiche. Molto intelligentemente Franz Reloux ha capito che il singolo elemento corpo rigido, dal punto di vista cinematico, dal punto di vista della meccanica delle macchine, non ha alcun significato, perché noi non diamo alcuna informazione se facciamo riferimento ad un solo corpo rigido. Viceversa, se noi decomponiamo anche un meccanismo complesso, quale per esempio il motore di un'automobile, no? All'interno abbiamo l'albero motore, abbiamo le BL, abbiamo i pistoni, l'albero a camme, le camme, trasmissioni a catena, la cinghia di distribuzione e così via, no? Abbiamo una serie di componenti, tantissimi componenti, e siccome stiamo parlando di macchine e non di strutture, naturalmente abbiamo dei movimenti, le macchine si muovono, contrariamente alle strutture, va bene? E quindi la parte più semplice, ma nello stesso tempo significativa, di una macchina comunque complessa, è la coppia cinematica. Cioè vale a dire che lui intelligentemente ha fatto riferimento a due qualsiasi corpi rigidi, naturalmente contigui e vincolati tra di loro, che vanno a rappresentare la coppia cinematica. E ha distinto le coppie cinematiche in coppie cinematiche elementari inferiori e coppie superiori. Va bene? Andiamo a vedere. Allora, una coppia cinematica elementare inferiore è per esempio una coppia rotoidale, che è questa. Quindi ho due corpi rigidi che qui schematizzo semplicemente con due aste, va bene, che sono accoppiate tra di loro per il tramite di una coppia rotoidale.
Che cosa consente questa coppia rotoideale? Questa coppia rotoideale consente soltanto una rotazione relativa, una cerniera praticamente, un solo grado di libertà caratterizzato da un angolo che corrisponde alla rotazione relativa di queste due asse. Questa è la coppia cinematica rotoideale. Se io considerassi un solo corpo rigido, riferendomi a quanto detto prima, non avrei dato alcuna informazione sul moto. Invece in questo modo io sto dando una informazione, perché l'insieme dei due corpi rigidi così vincolati possono muoversi soltanto l'uno rispetto all'altro secondo una pura rotazione che avviene rispetto al centro di questa cerniera coppia rotoideale. Dal punto di vista della meccanica delle macchine, questa cerniera che cos'è? Un cuscinetto, no? Può essere un cuscinetto a rotolamento, può essere un cuscinetto a strisciamento, lubrificato, non lubrificato. Ok? Qui lo vediamo in una rappresentazione molto schematica dal punto di vista cinematico. Poi cos'altro possiamo avere? Possiamo avere una coppia detta prismatica. Nel caso della coppia prismatica io ho sempre due corpi rigidi che sono accoppiati tra di loro in modo tale da garantire un certo moto relativo. Ecco, possiamo per esempio rappresentarlo in questo modo. Una sorta di collare, no? Ho due corpi rigidi, corpo rigido 1 e il corpo rigido 2, va bene? Il moto relativo consentito in questo caso è ancora ad un grado di libertà che può essere rappresentato da una coordinata x ed è un moto di pura traslazione, va bene? L'uno rispetto all'altro, quello che mi interessa è il moto relativo, poi basta fissarne uno, considerandolo come telaio diventa un moto assoluto naturalmente, e questa è la coppia prismatica, va bene? In realtà in generale, andando a considerare anche inglobando anche le caratteristiche dei meccanismi spaziali, possiamo avere anche una coppia elicoidale, no? Che per esempio la possiamo rappresentare in questo modo. È un sistema che dal punto di vista meccanico può essere rappresentato con un sistema vite-madrevite, va bene? Come sto cercando di riportare in questo schema. Segno solo una parte, in questo caso il sistema è ancora ad un grado di libertà, ma ho una combinazione di due movimenti, quindi ho una traslazione ed una rotazione, cioè un moto relativo elicoidale che è quello della vite, va bene? Quindi ho una x e una teta, ma x e teta sono accoppiati tra di loro, quindi rimane comunque ad un grado di libertà. Ok? Quindi questa è la coppia elicoidale. Va bene? Queste tre rappresentano le coppie cinematiche inferiori. Sono costituite in generale da due corpi rigidi con un contatto superficiale. Qui abbiamo un contatto superficiale, ok? Anche qui abbiamo un contatto superficiale, quindi non localizzato ad una piccola area, e anche qui abbiamo un contatto superficiale.
Quindi due corpi rigidi con contatto superficiale, un grado di libertà, rappresentano le coppie cinematiche inferiori che possono essere distinte retoidale, prismatiche ed elicoidale. Ma abbiamo anche le coppie cinematiche superiori. Un esempio l'abbiamo già trattato, che è quello ruota-rotaia. Nel caso della ruota-rotaia ho ancora due corpi rigidi, ma il contatto non è più superficiale, ok? Come vedete è localizzato in una piccola area, in questo schema un punto, ma se gli diamo la profondità, considerando una rappresentazione tridimensionale, il contatto teorico è secondo un segmento, va bene? Quindi non è superficiale, per cui questa è una coppia cinematica superiore, ok? Coppia sono le coppie inferiori. Va bene? Ecco, un contatto di questo tipo dove ce l'abbiamo? Per esempio nei cuscinetti a rotolamento. Potrebbe qui rappresentare in maniera molto semplice uno schema appunto esemplificato di un cuscinetto a rotolamento dove avrò un anello esterno, un anello interno e qui gli elementi rotolanti. Va bene? Questo è un altro esempio dove ho dei contatti localizzati ad una piccola area, dei contatti teorici puntiformi o secondo il segmento, e questi sono altri esempi di coppie cinematiche superiori. Ma ancora tutto ciò che riguarda le ruote dentate, quindi la trasmissione mediante ingranaggi con rotismi ordinari e bicicloidali, comunque sia ruote cilindriche, denti elicoidali, coniche, ruote a vite senza fine, ruote ipoidali, ce ne sono tantissime, in tutti questi casi ho delle coppie cinematiche superiori, perché i contatti, ripeto, tra i corpi rigidi sono contatti localizzati. Quindi io qui rappresento in maniera schematica e semplice una coppia di ruote dentate, va bene? Come vedete il contatto è localizzato, un altro esempio di coppie cinematiche superiori. Abbiamo poi i meccanismi a camme. I meccanismi a camme sono altri esempi che presentano delle coppie superiori. Se vado qui a schematizzare una gamma nell'accoppiamento, per esempio, di gamma punteria, gamma punteria, in questo caso ho una punteria a rullo, ho questo tipo di contatto. Quindi ruote dentate, cuscinetti, meccanismi a camme, ruote, sono tutti esempi di coppie cinematiche superiori. Va bene? Bene, se ora noi andiamo a combinare, come proposto da Franz Reloh, queste coppie cinematiche in vario modo, noi possiamo ottenere una catena cinematica. E dalla catena cinematica possiamo derivare un certo numero di meccanismi, che poi hanno una utilità pratica per la trasmissione e trasformazione del moto. Va bene? Benissimo, facciamo qualche esempio. Allora, uno degli esempi più semplici, in quanto più intuitivi, più vicino alle applicazioni, è per esempio il caso di questa catena cinematica. Ecco, vedete, questa è una catena cinematica che deriva da una combinazione di coppie cinematiche.
Perché? Perché se noi qui andiamo, immaginiamo di tagliare qui e di tagliare qui per esempio, e focalizziamo l'attenzione su questa parte, quella che cos'è? È una coppia rotoidale, giusto? Quindi questa è una coppia rotoidale inferiore. Se punto l'attenzione su quest'altra, è un'altra coppia rotoidale. Se punto l'attenzione su questa, è un'altra coppia rotoidale, mentre qui ho un accoppiamento prismatico, va bene? Quindi questa è una coppia prismatica. Questa catena cinematica viene in modo sintetico indicata come una catena cinematica del tipo 3RP, vuol dire tre coppie rotoidali e una prismatica, va bene? Ecco, questa catena cinematica è di fondamentale importanza. Maggiori dettagli su questo saranno eventualmente trattati nel corso specifico di progettazione di meccanismi. Noi ci fermeremo in tal caso, cioè nel corso di meccanica applicata, ad analizzare soltanto queste tipologie di meccanismi più semplici costituiti da quattro membri. Un'altra catena cinematica fondamentale è questa. Qui ho una coppia rotoidale, rotoidale, rotoidale. Questa è una catena cinematica del tipo 4R, noto anche come quadrilatero articolato, con il quale si possono fare un'infinità di cose dal punto di vista applicativo. Va bene? Allora, per estendere ulteriormente il discorso, un'altra catena cinematica cui presteremo attenzione durante questo corso è la seguente. Questa è un'altra catena cinematica dove ho una coppia rotoidale qui, una coppia rotoidale qui ed un accoppiamento tra le due ruote, sempre corpi rigidi, che invece è una coppia superiore. Ok? È una coppia superiore in questo caso. Va bene? Questo è un'altra catena cinematica a cui presteremo attenzione. Ne rappresentiamo ancora un'altra. In cui compare un elemento flessibile. L'elemento flessibile è rappresentato per esempio da una cinghia, nella trasmissione a cinghie, va bene? Ma non soltanto, perché io posso avere anche una soluzione a cinghie, come in questo caso, dove la cinghia è chiusa, ma posso avere anche delle soluzioni che prevedono l'utilizzo di elementi flessibili che sono aperti. Pensate per esempio ai paranchi e a tutte le applicazioni degli apparecchi di sollevamento. Va bene? Ok, qui ho ancora una coppia rotoidale, una coppia rotoidale e qui ho un accoppiamento tra un corpo rigido e un flessibile. Attenzione, questo lo vado a specificare ora, questo tipo di accoppiamento rientra nelle coppie superiori, perché nel caso della coppia superiore può accadere come qui, che uno dei due corpi non sia rigido bensì flessibile o deformabile, ed è proprio il caso delle funi e delle cinghie. Va bene? Quindi questo è un accoppiamento superiore. Il contatto, come vedete, è superficiale, ok? Quindi rispetterebbe la condizione di appartenenza alle coppie inferiori, ma uno dei due è flessibile e quindi non è inferiore, rientra nella categoria delle coppie superiori. Questa è un'altra tipologia di catena cinematica che in qualche modo prenderemo in considerazione durante il corso. Bene, questo forse vi sembra poco, ma in realtà da queste catene cinematiche noi possiamo tirare fuori una serie di meccanismi, tanti, va bene,
con delle caratteristiche di moto completamente diverse l'una rispetto all'altra e che quindi ci consentono nella pratica di risolvere una serie di problemi nella progettazione delle macchine. Le macchine quali elemento di ausilio all'uomo per effettuare determinate operazioni, va bene? Quindi dalle macchine utensili alle macchine di trasporto, alle macchine a movimento terra, alle macchine per l'agricoltura, alle macchine da stampa, ok? E così via. Qualsiasi tipologia di macchina. Bene, cerchiamo di fare un altro passo in avanti da questi aspetti un po' più teorici per avvicinarci un po' di più a quelle che sono le applicazioni, quindi avvicinarci alla meccanica delle macchine. Dicevo che queste sono delle catene cinematiche. Sempre secondo l'approccio geniale proposto da Franz Reloux, da queste catene cinematiche possiamo tirare fuori un certo numero di meccanismi. Qual è il passaggio logico? Come vedete qui, noi non abbiamo considerato nessun elemento fisso, ok? C'è soltanto la catena cinematica. Bene, noi possiamo ritenere fisso, cioè fisso vuol dire telaio, per capirci, telaio della macchina o del meccanismo, uno qualsiasi di questi corpi. Quindi cosa vuol dire? Se qui ho una catena cinematica costituita da quattro membri, io posso tirare fuori quattro meccanismi, perché posso indifferentemente ritenere come telaio questo, questo, questo o questo e ottengo quattro meccanismi diversi, va bene? Sicuramente quello più, diciamo, immediato è il seguente, lo rappresento volutamente in maniera un po' diversa ma equivalente in quanto più familiare. È questo meccanismo. Questo meccanismo è il manovellismo di spinta, un meccanismo fondamentale perché consente di trasformare il moto puramente rotatorio di una manovella, la manovella a 0A, in un moto rettilineo alternativo del pistone. Immaginate le applicazioni. Beh, quella più diffusa sicuramente nei motori a combustione interna. Macchine alternative, giusto? Ma in quel caso è un motore, quindi in realtà serve a trasformare una forma di energia diversa, che è quella di, diciamo, chimica del combustibile, quindi termica, quindi di pressione del gas presente nel cilindro, viene trasformata in lavoro meccanico. Lavoro meccanico raccolto dove? Sull'albero motore. Va bene? Naturalmente questo è riferito ad un cilindro. Ma sappiamo bene che possiamo avere dei motori, no? A 4, a 6 o anche dispari in termini di numero di cilindri, sempre con l'obiettivo di andare a raccogliere, tra virgolette, il lavoro meccanico e quindi trasformare un'altra forma di energia, che è quella derivante, per esempio, nel caso delle macchine termiche, dal combustibile in potenza meccanica. Utilizzata nelle macchine solitamente per l'autotrazione, ma le applicazioni possono essere anche diverse. Immaginate per esempio un gruppo elettrogeno, ok? Avete comunque un motore a combustione interna, ma la finalità non è quella di generare trasporto o trazione, bensì quella di generare, di azionare un alternatore e quindi produrre energia elettrica. Quindi le applicazioni naturalmente sono diverse. Bene, e questo è un meccanismo sicuramente di grande importanza, che è derivato da questo nel momento in cui noi andiamo a ritenere telaio questo membro qui, fisso questo e viene fuori questo, va bene? Ma come dicevo prima, dalla stessa catena cinematica noi possiamo tirar fuori quattro perché ha quattro membri naturalmente, meccanismi che danno dei movimenti completamente diversi, va bene? Ok, lo rappresento in una forma, diciamo, più vicina alle applicazioni e andiamo a considerare
per esempio questa rappresentazione. Questo è un meccanismo a glifo. Questo elemento viene indicato come glifo e questo meccanismo può risultare, a secondo delle dimensioni, semplicemente dalla geometria, può risultare a glifo rodante o a glifo oscillante. Questo meccanismo trova applicazioni alle macchine utensili, per esempio. Immaginate limatrici o stozzatrici, tutte le macchine che generano un movimento alternativo a ritorno rapido. Va bene? Se voi guardate con maggiore attenzione questo meccanismo, quindi chiamo per esempio con a 0 a 0, anche questo è derivabile dalla stessa catena cinematica. Però che cosa sono andato a fissare in questo caso? In questo caso sono andato a fissare quest'altro membro piuttosto che questo. Vedete la visione di insieme che ci consente di avere questo approccio basato sulle coppie, catene cinematiche e quindi sui meccanismi. Questi due meccanismi sono completamente diversi, ma entrambi nascono dalla stessa catena cinematica del tipo 3RP, in quanto composta da tre contenitori d'aria ed una prismatica. In questo caso ho una trasformazione di moto rotatorio in rettilineo alternativo. In questo caso, con queste dimensioni, che così sarebbe un glifo oscillante, io trasformo il moto rotatorio continuo della manovella 0A in un modo rotatorio alternativo del glifo. Il glifo fa così, ok? Quindi il tipo di moto è completamente diverso. Pur avendo entrambi i meccanismi, un fattore comune che è quello che dicevo. Va bene? Ok, non è finita qui perché, come detto, noi ne possiamo ottenere 4, quindi 1, 2, ho fissato questo, oppure posso fissare questo, ma può anche risultare utile di andare a fissare quest'altro e quindi ottenere, come questo qui diventa telaio, e ottenere un movimento. Lo semplifichiamo, lo facciamo così, per esempio, un movimento di questo tipo, dove questa è la cerniera fissa, questo è il punto A e questo è il punto B0. Ok? Vedete che la manovella può essere questa a 0A, questa è una soluzione a cilindro oscillante. Ci sono anche dei motori basati sull'utilizzo di questo meccanismo piuttosto che su questo. A cilindro o a pattino oscillante. Oscillante perché, come vedete, oscilla intorno alla cerniera fissa di 0, in questo modo. Va bene? E questo è un altro meccanismo che possiamo ottenere da questa catena cinematica, andando a fissare questo. Rimane un'ultima soluzione, che sicuramente è una soluzione più rara nelle applicazioni, ma comunque esiste, va bene, nel momento in cui vado a fissare proprio il pistone. Quindi se io fisso il pistone, lo considero come telaio, avrò questo. Elemento in moto relativo. E ho una soluzione di questo tipo. Questa è la quarta soluzione, cioè il quarto meccanismo che posso derivare dalla stessa catena cinematica del tipo 3RP. Va bene? Come vedete, incominciamo ad avvicinarci a delle applicazioni riguardanti le macchine. Va bene? Ok.
Questo per quanto riguarda la prima catena cinematica. La seconda catena cinematica è questa, 4R, quadrilatero articolato, fondamentale, sembra una soluzione semplicissima, in realtà lo è per certi versi, ma semplicemente cambiando la lunghezza di queste aste noi possiamo ottenere dei movimenti completamente diversi l'uno dall'altro. Quindi questa catena cinematica ci consente di risolvere un'infinità di problemi pratici. Ok? Questo è il quadrilatero articolato. Beh, qui dal punto di vista della schematizzazione diciamo che è sicuramente più semplice, perché questo può essere assunto come telaio e quindi ho una 0 A, B, di 0, quadrilatero articolato. Quadrilatero articolato che vedremo può essere di vario tipo, posso avere manovella bilanciere, doppia manovella, doppio bilanciere. Ma cosa vuol dire manovella? Lo sto dando per scontato, ma scontato non è. Abbiamo una manovella quando un corpo rigido è libero di ruotare intorno ad un asse fisso e di compiere un'intera rotazione di 360 gradi. Se gira di 360 gradi, cioè se le condizioni di vincolo sono tali da consentire a quest'asta a 0A di compiere un'intera rotazione di 360 gradi, è una manovella. Se viceversa le condizioni di vincolo che sono dettate dalla tipologia di vincolo, cioè dai doppi cinematici, della lunghezza delle aste, non gli consentono di fare questo, allora diventa un bilanciere. Va bene? Per esempio questo glifo è un bilanciere, perché fa questo movimento, cioè con una escursione angolare limitata e non continua di 360 gradi, come tipicamente avviene per la manovella. E allora capite bene che nel quadrilatero articolato, a secondo semplicemente della geometria, cioè della lunghezza delle aste, io posso avere una manovella, ma dall'altra parte un bilanciere. Cioè mentre qui ho una pura rotazione di 360 gradi, l'altra asta fa così, per esempio. E quindi ho una soluzione manovella, bilanciere. Ok? Viceversa, posso avere che entrambe le aste possono compiere un'intera rotazione. L'esempio più semplice di questa è quella del parallelogramma articolato. Questo è un quadrilatero in generale, ma nulla vieta di considerare un parallelogramma, giusto? E quindi, come caso particolare del quadrilatero, io posso avere questa. Se vado a fissare questo come telaio, questo è a 0, a B e B0, io ho che sia A e B compiano un'intera rotazione. Quindi questo è un esempio di doppia manovella. A questo proposito mi viene da fare anche un'altra osservazione legandoci all'analisi cinematica. Vi faccio una brevissima parentesi a proposito del parallelogramma articolato. Con riferimento alle equazioni che abbiamo applicato questa mattina sulle velocità e sulle accelerazioni, che cosa accade qua? Se noi puntiamo l'attenzione sull'asta AB, che sarebbe la biella del quadrilatero, in questo caso del parallelogramma, va bene? Quello è un corpo rigido che viene posto in movimento dalle due manovelle incendierate al telaio. Qual è il movimento di quest'asta? No? È un po' come quella del treno a vapore, no? Fa un movimento di questo tipo. Ecco, lo rappresento per esempio con la mia mano, dove il pollice sta ad indicare l'orientamento. Quindi se io faccio questo movimento, come vedete, l'orientamento non cambia. Cioè l'angolo teta che ne definisce l'orientamento è costante, o costantemente uguale a zero. Quindi vuol dire che non cambia orientamento. Che vuol dire questo? Vuol dire che è un particolare moto rigido, cioè un moto traslatorio. Non confondete il moto traslatorio con il moto rettilineo, perché sono due cose completamente diverse. Il moto rettilineo è associato al punto,
Il moto traslatorio è associato al corpo rigido, quindi quando dico moto traslatorio vuol dire che il corpo rigido non cambia il suo orientamento, cioè si muove nel piano in maniera tale che il suo orientamento non cambia. Va bene? Che vuol dire questo? Se teta, cioè la coordinata angolare che definisce l'orientamento, è costante, la sua derivata temporale è uguale a 0. Se è uguale a 0, omega è uguale a 0, giusto? Ma se omega è costantemente uguale a 0, che succede in questa relazione generale? Questa non c'è, VB è uguale a VDA. Ma siccome A e B sono due generici punti del corpo rigido, vuol dire che nel moto traslatorio, qual è, per esempio, il moto della biella di questo parallelogramma articolato? I vettori velocità di tutti i punti sono uguali, uguali vettorialmente, ok? Quindi, se io vado a rappresentare la velocità di A in questo modo, il vettore velocità di B è questo, sono uguali, devono essere uguali. Nel rispetto di questa relazione, nel caso in cui omega è uguale a 0, di B uguale a di A. Ma che succede per quanto riguarda le accelerazioni? Basta andare a vedere il teorema di Rivals. Il teorema di Rivals, omega è uguale a 0. Ma se, come nel caso della biella del parallelogramma, ancora, teta è costantemente uguale a 0 perché si muove, poi ci sono anche delle traslazioni curvilinee, insomma, sono soluzioni anche molto più complesse, l'orientamento non cambia, è uguale a 0 non soltanto omega ma pure alfa. Giusto? Se scompaiono entrambi questi termini, l'accelerazione di B è uguale all'accelerazione di A, quindi quanto detto per le velocità vale anche per le accelerazioni, in quel caso, nel moto puramente traslatorio. Quindi tutte le accelerazioni sono uguali vettorialmente. Se noi ipotizziamo che le velocità angolari siano costanti, ma è vero anche se non è costante, i vettori di accelerazione sono uguali. Quindi velocità angolare omega costante, per esempio, accelerazione puramente normale, accelerazione puramente normale, quindi due vettori accelerazione per A e B, ma per un qualsiasi altro punto della biella sono uguali. Perché? Lo abbiamo appena spiegato, perché qui abbiamo un caso di moto traslatorio in cui omega è uguale a 0, ma anche alfa è uguale a 0. Questo è il caso di moto traslatorio. Bene, abbiamo colto l'occasione per fare alcune osservazioni anche di natura cinematica, ma stavamo parlando di catene cinematiche e meccanismi derivabili da queste catene cinematiche. Questo è il caso del quadrilatero articolato, va bene? Naturalmente anche qui posso ritenere telaio questo, telaio questo, questo e quest'altro. In ogni caso ottengo come tipo di meccanismo un quadrilatero, anche se il moto può essere completamente diverso. Questo lo capiremo più avanti. Va bene? Andiamo a vedere queste altre due, per esempio, di catene cinematiche. Naturalmente queste catene cinematiche ci portano ad un solo grado di libertà. Grado di libertà vuol dire che c'è un solo parametro del moto, cioè basta assegnare una velocità di un qualsiasi punto a una velocità angolare per aver definito il campo delle velocità dell'intero meccanismo, analogamente per le accelerazioni. Questo vuol dire, va bene? Da distinguere, per esempio, tra i sistemi a più gradi di libertà, quali per esempio i manipolatori robotici.
caso di un manipolatore robotico abbiamo più gradi di libertà. Una catena cinematica di un manipolatore robotico del piano è per esempio questa, un classico 2R. No? R è due coppie rotoidali con tre corpi rigidi, una catena cinematica aperta, va bene? E chiaramente il movimento di questo punto, che sarebbe in qualche modo l'end effector del manipolatore, è naturalmente dettato da cosa? È non soltanto da una velocità o da un angolo, ma da due. Quindi ho un teta 1 e un teta 2, quindi ho due motori. Due motori che devono essere coordinati opportunamente per poter definire la traiettoria e la posizione del punto B. Quindi è una situazione diversa. Catena cinematica aperta a due gradi di libertà. Queste sono catene cinematiche chiuse ad un grado di libertà. Un grado di libertà vuol dire che richiedono un solo motore. Qui invece due motori. Ritorniamo a noi. Questa catena cinematica è ad un grado di libertà nel momento in cui ipotizzo che il contatto sia di puro arrotolamento fra queste due ruote. Va bene? L'abbiamo già fatto, perché nella lezione scorsa, nel considerare il moto della ruota sulla rotaia, abbiamo ipotizzato un contatto di puro arrotolamento. Questo ci ha consentito di definire il campo delle velocità e ricavare anche le accelerazioni. Se ci fosse stato strisciamento, lì dobbiamo entrare anche un po' nella dinamica e dobbiamo vedere come fare, no? Perché se è uno strisciamento definito ne possiamo venire fuori, viceversa il sistema diventa a due gradi di libertà, perché la traslazione non è più accoppiata alla rotazione, ma striscia e ruota indipendentemente. Quindi sono due parametri indipendenti del moto. Va bene? Stesso discorso vale qui, quindi noi ipotizziamo un contatto di puro arrotolamento, così come qui ipotizziamo teoricamente dal punto di vista cinematico un contatto in assenza di strisciamento, vedremo, macroscopico. Concentriamoci un secondo su questa catena cinematica. Consentitemi di cancellare questa parte. Anche qui vale lo stesso discorso, cioè possiamo tirare fuori un certo numero di meccanismi a secondo del membro che considero telaio. Stesso discorso in più, va bene? Certo, il caso più semplice e più noto qual è? Questo. Quando io vado a considerare una coppia di ruote dentate, dove questo è il telaio, quindi ho una coppia di ruote dentate, va bene? In questo caso rappresentate senza denti, poi la forma dei denti la vedremo successivamente. Ok? Immaginiamo che queste siano tipo ruote di frizione con contatto di puro arrotolamento, va bene? Quindi questo è il telaio che indicheremo solitamente con 1, questo è il membro 2, anzi solitamente la ruota più piccola, questo è il membro 2 e questo è il membro 3. Questa catena cinematica ha 3 membri. Ok? Con una coppia superiore, due rotoidali e una superiore, come detto prima. Ma questo è un meccanismo, perché ho ritenuto fisso questo. Quindi se io assegno una velocità angolare a omega 2, posso ricavare una velocità angolare omega 3. Perché? Perché il meccanismo ha un grado di libertà. Quindi è sufficiente assegnare un parametro per essere in grado di ricavare gli altri. Ok? È il classico esempio di trasformazione di un moto rotatorio in un altro moto rotatorio, normalmente con un certo rapporto di trasmissione, cioè con una variazione di velocità. Non è obbligatorio, perché due ruote possono essere anche uguali, ma sicuramente è più caro, perché solitamente questo viene utilizzato nei riduttori di velocità, nei moto riduttori. Ok? E quindi consentono una riduzione di velocità grazie a un certo rapporto di trasmissione, che lo possiamo anche definire tau uguale omega 2 diviso omega 3, che è una grandezza scalare caratteristica di questa coppia di ruote
ma in generale se voi andate a comprare un riduttore, quello che vi interessa è il rapporto di trasmissione, come scatola nera, e non soltanto, anche il rendimento, ma quelli riguarda degli aspetti dinamici e non cinematici. Attenzione, questo è quello che si chiama il rotismo ordinario. Potrei schematizzare un rotismo ordinario molto più complesso, ma cosa accade come fattor comune? Che nel rotismo ordinario ogni ruota dentata ruota intorno ad un asse fisso, come in questo caso, ed è l'applicazione più tradizionale. Ciò non toglie, sempre ragionando, come vedete, secondo quanto proposto da Franz Ledoux, io potrei schematizzare da qui, non fissare questo, ma fissare una delle due ruote, ok? Cioè potrei generare, per esempio, un meccanismo di questo tipo e fisso questo. È la stessa catena cinematica, però ho fissato una delle due ruote anziché l'asta. Lo posso fare? Sì. È chiaro che la soluzione è diversa rispetto a questa. Rispetto a questa è diversa perché? Perché questa ruota dentata ha un asse che ruota intorno a questo punto fisso. Dopodiché, a causa del moto di puro rotolamento, va bene, questo telaio 1, questo diventa il membro 2 e questo diventa il membro 3. Il moto del membro 3 questa volta non è rotatorio, ma è rototraslatorio ed è un moto epicicloidale. Questo rotismo è alla base, per esempio, dei riduttori epicicloidali, che è un altro componente di macchina. Questo è alla base dei riduttori a rotismi ordinari. Vedete come ciascuno di questi ci conduce verso diverse tipologie di componenti di macchina. Andiamo ad analizzare quest'altra catena cinematica. Anche lì la soluzione più tradizionale è quella della trasmissione a cinghia, giusto? Cioè dove questo è telaio. Questa è la soluzione più tradizionale che magari ci sarà capitato sotto gli occhi. Bene. Questo è telaio. Questa per esempio è la puleggia motrice, cominciamo ad abituarci anche con la terminologia meccanica. Ok? Quindi questa per esempio è la omega 2. Conseguentemente io avrò una omega 3. Poi vedremo come fare in termini di analisi cinematica. Ok? Comunque trasmetto il moto da qui a qui tra due assi paralleli. Problema pratico quale può essere? Per esempio l'accoppiamento di un motore con una pompa dell'acqua. La pompa centrifuga, devo aspirare l'acqua in un pozzo o per qualsiasi altra applicazione, mi serve un motore elettrico solitamente. Però poi li devo anche accoppiare. Quindi o faccio un accoppiamento diretto, cioè prendo i due alberi, li metto uno di fronte all'altro e li accoppio, per esempio, mediante un altro componente di macchina che ho giunto, giunto rigido, elastico, articolato, in questo caso ad esempio è più semplice, un giunto rigido, per esempio. Oppure, se ho l'esigenza di metterli in parallelo con un certo rapporto di trasmissione, perché certo nel caso del giunto rigido il rapporto di trasmissione è unitario. Se viceversa io ho un motore veloce, troppo veloce, per quell'applicazione devo abbassare la velocità, utilizzo per esempio una trasmissione a cinghie o una trasmissione a ruota dentata, insomma, dipende dall'applicazione. Ok? Questa è la soluzione più tradizionale. Ma non è detto, attenzione, perché anche qui posso tirar fuori un meccanismo diverso, scaturito sempre dalla stessa catena cinematica, e vado a fissare, per esempio, questa. Se io questo va bene,
fatto l'esempio di prima. Qui ho un contatto, senza strisciamento, va bene? Quindi questo punto ruota, naturalmente il collare rotare intorno a questo punto fisso, naturalmente questo ruota di conseguenza. Chi è che lo fa ruotare? Lo fa ruotare la cinghia. Ma come vedete l'applicazione è completamente diversa. Qui ho un moto roto traslatorio di questo elemento. Va bene? Ci sono delle applicazioni di un meccanismo di questo tipo, per esempio nel campo della robotica. Robot SCARA utilizza un meccanismo di questo tipo, però con rapporto di trasmissione interna. Perché? Perché riesco a generare un moto puramente traslatorio. Se queste due carrucole o pulegge hanno diametro uguale, il rapporto di trasmissione del moto relativo è uguale a 1 e è un discorso cinematico, e questo mi dà un moto puramente traslatorio, cioè non ruota. Può sembrare strano, ma non ruota, cioè non cambia di orientamento nel piano. Se io qui vado ad aggiungere, nel caso di, facciamolo qui, lo schemino, nel caso uno schema per un robot, per un robot SCARA, qui ho due coppie rotoidali. E come vedete due accoppiamenti in serie che scaturiscono da questa catena cinematica nel momento in cui prendo puleggi uguali, quindi rapporto di trasmissione unitario. Che vuol dire? Vuol dire che la velocità angolare è praticamente identica. Queste velocità angolari sono uguali e contrarie, quindi la rotazione viene annullata perché ce n'è un'altra uguale e contraria. Ok? È un esempio che possiamo trattare nel dettaglio dal punto di vista cinematico. Qui stiamo facendo per il momento una chiacchierata generale per introdurre quello che riguarda la progettazione delle macchine o l'analisi delle macchine, da arrivare ai componenti di macchine. Va bene? Quindi trovare il legame tra la teoria e le applicazioni, perché noi siamo ingegneri e non ce lo dobbiamo dimenticare, noi dobbiamo arrivare all'applicazione. Se non arriviamo all'applicazione dobbiamo cambiare mestiere. Ok? Vi dicevo, questo è lo schema del robot SCARA. Qual è la cosa interessante di un braccio di questo a due gradi di libertà? Che praticamente io ho, come dicevo, un moto puramente rotatorio, traslatorio di questo corpo rigido, che sarebbe la parte terminale, cioè l'end effector del manipolatore. Non è una cosa da poco, perché se io ho questo braccio, solitamente posto in orizzontale e poi viene aggiunto il terzo grado di libertà, che è questo, ok? Così mi muovo nel piano più il terzo grado di libertà. Il fatto che il mio end effector, rappresentato in questo caso dalla mano, rimanga di orientamento costante, non è cosa da poco, non è cosa da poco anche per quanto riguarda il controllo del sistema, giusto? Perché se questo cambia di orientamento,
e poi io devo utilizzare un grid per definire il posizionamento di un oggetto, per esempio un'operazione classica di pick and place, normalmente fatta nelle applicazioni di automazione industriale, io devo tener conto dell'orientamento conseguente al meccanismo più l'orientamento che voglio io, e quindi devo fare dei calcoli che insomma non è da poco, ok? Invece in questo caso io ignoro questo, perché comunque io lo muova questo braccio nel piano orizzontale, in questo caso l'orientamento non cambia, quindi mi devo preoccupare soltanto del posizionamento del punto, ok? Ma non dell'orientamento, perché è sempre lo stesso. Se poi qui ci metto un altro motore che mi caratterizza l'orientamento, la rotazione del motore sarà esattamente la rotazione di cui ho bisogno per quella specifica applicazione. E quindi incominciamo a vedere da questo ragionamento come arriviamo gradualmente appunto a delle applicazioni interessanti e più o meno complicate. Ecco, quanto abbiamo schematizzato in questa lavagna, diciamo, non dico che comprende tutte le applicazioni, ma una buona parte delle applicazioni più importanti che saranno oggetto del nostro corso. Questa è l'impostazione. E, ok, ci fermiamo.